Una vita spezzata. A te donna, a volte ancora bambina, a volte nonnina, vittima di violenze inaudite, stuprata nel fisico e nella mente. A te, privata a volte dell'infanzia, della gioventù, della libertà, della tua dignità, della parola, dell'amore e della vita. A te vorrei giungesse il mio pensiero e vorrei farlo in un modo dolce e gentile, usando parole cariche d'affetto e di dolcezza, di speranza e di tenerezza, e di tutte le attenzioni a te negate. Per te vorrei usare versi e parole che ti arrivino al cuore, a te che ti sei ribellata di fronte a chi ti imponeva la propria religione, la propria cultura, non vedendo in te una persona saggia e matura, a te che avrei cercato di rompere il silenzio con un grido disperato di dolore nel cuore della notte, così come in pieno giorno, cercando un conforto, un aiuto, mentre la gente vedeva, sentiva, faceva, o forse semplicemente hai soffocato quelle lacrime di dolore. A te, che armata di coraggio, hai cercato di denunciare, sensibilizzare, abbandonare quella vita che ti ha delusa e tanto ferita. A te, che hai usato quel tuo corpo come scudo per proteggere i tuoi figli. A te, che hai pagato l'errore di una scelta sbagliata col prezzo della vita, e pensare che tu volevi riprenderti la libertà, la dignità, la parola, l'amore, la tua vita. A te che hai portato sul tuo corpo i segni di una violenza inaudita che ti ha segnato così nell'anima come nella vita. A te, costretta a fingere, peggio subire in silenzio, mentre la gente intorno fingeva di non capire. A te che hai dato senza chiedere nulla in cambio, all'infuori di un tuo diritto umano, vivere. A te vorrei chiedere perdono, per essermi unita a quelle persone che non ti hanno teso la mano, che non ti hanno capito o capito il dolore che portavi nel cuore, che hanno finto di non sentire invece che intervenire. A coloro che guardavano al giudizio della società, senza pensare alla tua integrità fisica. A te, donna di coraggio, chiedo che dall'alto dei cieli ci mandi quel segnale che possa aiutarci a fermare questo femminicidio. Guidaci sulla strada della giustizia, solidarietà e della prevenzione. Aiutaci a portare cultura ed informazione nella società. Così facendo anche tu avrai pace e serenità nell'aldilà, e il tuo sacrificio non sarà vano per l'umanità.